Signor Luca Ponti, responsabile di Lazio Casa Clima. La sfida del cubo di ghiaccio, ecco, un evento che si terrà a Formia dal 14 al 28 settembre in Piazza della Vittoria. Ecco, ci spieghi nel dettaglio cos'è questa sfida del cubo di ghiaccio? Allora, la sfida del cubo di ghiaccio è una manifestazione concreta di come l'efficienza energetica funzioni, come sia realizzabile concretamente attraverso un'edilizia di qualità e un'edilizia sostenibile. Quella che vedrete in Piazza della Vittoria è diciamo, una casa in miniatura che simula le case del futuro, che saranno case ad energia quasi zero, le case richieste dalla comunità europea. In pratica noi dimostreremo che diciamo, una casa ben coibentata preserva l'energia, in questo caso preserva il freddo, ossia un cubo di ghiaccio il 14 settembre verrà calato all'interno di questa casa, la casa verrà sigillata, dopodiché in realtà accanto a questa casa verrà calato un altro cubo esposto alle intemperie. Chiaramente, come tutti potete immaginare, il cubo esposto alle intemperie in breve si scioglierà, mentre per quanto riguarda il cubo della casa, posto dentro la casa, farà parte proprio della scommessa. Ogni cittadino verrà chiamato concretamente a dire la sua su cosa pensa, quanto possa preservare una casa costruita bene, energia, in questo caso il ghiaccio. L'idea è quella, proprio una casa fatta bene preserva il ghiaccio, come un'edilizia sostenibile preserva l'ambiente e quindi i ghiacciai. Alla fine della manifestazione verrà estratto il vincitore che si sarà accostato più alla realtà del ghiaccio. Nel corso di queste due settimane ci saranno anche dei seminari, dei corsi di formazione. Sì, l'evento immaginato insieme all'amministrazione è un evento che vuole parlare con tutti i livelli, quindi a un livello pratico, conoscitivo, soprattutto alle giovani generazioni, ma contemporaneamente vuole parlare ai cittadini e soprattutto ai tecnici del luogo e di questo luogo. Quindi per questo scopo ci saranno tre giornate, quindi il 18, 24 e 27 settembre, in cui in realtà inviteremo i colleghi dei collegi, degli ordini locali della provincia a confrontarci su questo che è il tema dei prossimi edifici ad energia quasi zero. Quindi abbiamo dimostrato come si fa sulla piazza, adesso ne discutiamo come si realizza quella casa. Ci sono attività produttive, Glider Hack, ovviamente un evento originale, soprattutto per questo territorio. Sicuramente, infatti è una cosa che ci ha un po' incuriosito immediatamente, un po' per il titolo, perché già presentava di per sé la particolarità della cosa. E parlandone in giunta, tutti siamo stati concordi nel non solo confermare la manifestazione, ma appoggiarla il più possibile. Il sindaco stesso ha citato l'evento che probabilmente riusciremo a realizzare a fine settembre, dedicato proprio alla sostenibilità in senso lato, e questa era una manifestazione che non poteva assolutamente mancare fuori. Tra l'altro la possibilità di approcciare con un punto di vista anche un po' ludico, comunque con così risaltante all'occhio, soprattutto nei confronti dei bambini, quindi delle generazioni che costituiscono il presente ora per comprendere la sostenibilità, questo concetto che ormai tanto, di cui tanto se ne parla, in senso lato, ripeto, quindi non solo per la riqualificazione edile, ma anche per il rispetto dell'ambiente e quindi di conseguenza della società in senso lato, credo che sia fondamentale. E l'approccio che durante la manifestazione intendono dare, quindi proprio visivo alla sostenibilità edile, che consente ai bambini, come faceva l'esempio il sindaco, di toccare con mano quello che una casa ben coibentata alla fine riesce a realizzare, quindi anche una agibilità della casa stessa, una fruibilità della stessa per tutta la famiglia, credo che sia spettacolare. Ecco perché l'appoggio di tutti quanti noi. Assessore urbanistica Giuseppe Rosiero, tra le iniziative del Comune per la risparmio energetico, quindi un evento e un'associazione che appunto sviluppano questo problema. Sì, abbiamo detto prima durante la presentazione che questa è la prova che ogni tanto in campagna elettorale non si dicano solo promesse, non si fanno solo promesse, non si dicono bugie. Era uno dei punti programmatici del nostro programma ed è eccolo che meno di 3 mesi dal nostro insediamento c'è il primo evento di una rilevanza enorme, nazionale, cui un network riconosciuto a livello nazionale partecipa, anzi viene e svolge un seminario, un'attività per ben 2 settimane di sensibilizzazione su un tema così importante.
è un nostro punto programmatico, lo vogliamo mantenere, siamo partiti per tempo e sarà uno dei punti cardine anche del nostro piano. È un evento poi che coinvolge anche numerosi imprenditori, non soltanto del settore, città e del territorio. Certo, è un evento che tende da un lato a sensibilizzare le generazioni future, i cittadini, i bambini, perché c'è anche l'aspetto, come ha detto l'assessore Racchi, l'aspetto ludico che è coinvolgente, ma è anche un momento in cui bisogna fare una rivoluzione copernicana, capire che l'espansione, lo sviluppo economico, lo sviluppo edilizio di questa città deve subire una virma in un ritorno, come una curva che va verso quello che è la bioedilizia, dell'efficienza energetica, è bene che gli imprenditori lo capiscano e si mettono all'opera. Ecco l'importanza anche dei seminari di formazione, gli incontri con i tecnici, ed è stato importante, ed è importante questa iniziativa anche sotto un altro profilo. Abbiamo visto con enorme piacere che molti operatori del settore hanno immediatamente carteggiato queste iniziative e sono sponsor di questa iniziativa. Parlo di operatori proprio del settore.